Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, il consueto appuntamento con l'informazione sportiva sulla provincia di Firenze e sulla regione toscana. Quest'oggi, come di consueto, apriamo parlando di Fiorentina e allora andiamo a analizzare quella che è stata la gara di ieri sera con la Fiorentina che ha superato nella gara d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League il Borussia Mönchengladbach grazie a uno splendido gol di Federico Bernardeschi. Noi ritorniamo appunto sulle emozioni della partita di ieri sera e andiamo ad ascoltare insieme anche le parole di mister Paolo Sosa. Che non sarebbe stata una partita facile, lo si sapeva da prima, un po' perché il Borussia Mönchengladbach è squadra tedesca e quindi quadrata e coriacea, e un po' perché la Fiorentina non sempre si comporta da grande squadra, soprattutto in Europa. Eppure, una volta tanto, è proprio quel genio sregolato tutto italiano, e se vogliamo toscano, a mandare in frantumi la corazzata tedesca. La perla di Federico Bernardeschi al 44esimo ha il profumo di polvere magica. Non che tutto possa ruotare intorno a questo, nei primi 40 minuti di partita la Fiorentina soffre e rischia di capitolare, prima con un palo e con un paio di errori madornali sotto porta da parte dei tedeschi e poi con un intervento dubbio in area di rigore di Maxi Oliveira, graziato dall'arbitro. Ma il calcio è così e come spesso accade nel momento peggiore arriva il lampo, l'intuizione, la pennellata. Il ragazzo Carrarino che ci regala e si regala il miglior dono per il suo 23esimo compleanno, che per l'appunto cascava proprio ieri. È lui, senza ombra di dubbio, il migliore in campo in una Fiorentina piuttosto timorosa e indecisa, soprattutto in difesa. Il copione non cambia più di tanto nel secondo tempo, con i Viola che continuano a subire gli arrembaggi dei tedeschi. Si risvegliano dunque Astoria e Gonzalo, che bloccano meglio che nella prima frazione le avanzate del Borussia, anche se gli schemi saltano ed è soltanto la grinta e il coraggio a far sì che la partita possa concludersi così, con la vittoria per 1-0 da parte della Fiorentina. Ma non basta, bisogna dirlo, perché tra una settimana a Firenze il risultato è tutt'altro che scontato e non si può chiedere ogni volta al talento Viola una perla come quella di ieri. I tedeschi arriveranno preparati, consci del dislivello e pronti a dare battaglia su ogni pallone. Sarà di nuovo scontro tra l'illuminato romanticismo dei talenti gigliati e la pragmatica solidità dei tedeschi, con una differenza sostanziale però. Sopra di loro il cielo sarà Viola e gli spalti del Frank si spera gremini. Mister, ciao. Salve. Vittoria importantissima, evidentemente anche in chiave qualificazione. Bernardeschi va regalato una perla bellissima. In un primo tempo molto sofferto, poi nella ripresa la storia mi sembra sia cambiata. Sì, ha ragione, abbiamo migliorato, abbiamo alzato, i due esterni hanno cominciato a pressare un po' più alto, come dovevano. Abbiamo accompagnato la nostra linea difensiva anche un po' più alta per ridurre gli spazi fra i riparti, li abbiamo fatto meglio, abbiamo messo un po' più di pressione, abbiamo avuto più controllo anche con il pallone, cioè gli spazi si hanno cominciati a creare contro una squadra che è molto forte, vi aveva detto, cioè ha un'intensità altissima dall'inizio alla fine, e un spirito giusto dei ragazzi e una vittoria sofferta, ma una vittoria molto buona per loro. Mister, la sostituzione di Bernardeschi è dovuto semplicemente a un fatto tattico, sì, o c'era qualche cos'altro? Sì. Ci sono partite che possono segnare la svolta nella carriera di un giocatore. Questa partita può essere importante per il futuro di Bernardeschi e il gol che ha segnato lo si può definire un gol straordinario? Io credo che il futuro suo è già disegnato, già da tempo. Lui che lo sta costruendo sicuramente lo confermerà, cioè, in tutte le partite che farà. Credo che gli manca continuità di intensità nelle due fasi di gioco, gli manca migliorare, che lo sta facendo, sta lavorando per quello, giocare
di spalla alla porta avversaria, ma comunque nel momento che raggiunga una continuità di intensità o di alta intensità durante la partita, sicuramente sarà ancora un giocatore più, più incisivo in ogni partita. Quello è un gol bellissimo, un gol che ci ha dato la possibilità di stare davanti a un avversario fortissimo in questa qualificazione, che ci può permettere di pensare nei prossimi 90 minuti di una forma diversa. Allora Paolo, buonasera. Buonasera. Un pochino di merito me lo dai? Ieri sera ti avevo stuzzicato se avevi studiato, sognato qualcosa per realizzare la partita perfetta. La partita quasi perfetta l'hai realizzata, hai sfatato, abbiamo vinto qui in Germania, abbiamo ipotecato la partita. Stanotte come hai dormito? Quando hai trovato lo stimolo giusto per varare la formazione migliore? No, io la formazione l'avevamo già praticamente fatta, l'abbiamo lavorata, perché normalmente lavoriamo sempre prima a livello strategico. Ci mancavano qualche giocatore, come Milic che non aveva fatto allenamenti, cioè il proprio Federico che ha avuto una contusione sulla caviglia, ma comunque tutti gli altri sono stati disponibili e abbiamo lavorato strategicamente sia a livello cognitivo sia nel campo. Per questo la idea più o meno l'avevamo, solo che dopo la devi vivere. Sapevamo che era una partita molto difficile, il nostro avversario ha una qualità di gioco e una intensità di gioco molto alta, e questo oggi sicuramente in confronto diretto ci analizziamo ancora di meglio per nei prossimi 90 minuti a casa cercare di migliorare diversi aspetti. E parliamo ancora di Fiorentina e anche ovviamente del calcio di Serie A. Fiorentina che tornerà in campo questa domenica alle 20.45 sul terreno di San Siro, dunque a Milano, per affrontare il Milan in un big match di campionato molto importante anche per la rincorsa al sesto posto e alle posizioni che valgono per l'Europa League. Per quanto riguarda invece l'altra squadra toscana del campionato di Serie A, ovvero l'Empoli, appuntamento casalingo con la partita che si disputerà sabato alle 20.45, Empoli che ospiterà al Castellani la Lazio. Andiamo avanti per parlare della Serie A1 di pallavolo femminile. In questo weekend in campo per le squadre toscane solo la Savino del Bene, riposa invece il Bisonte Firenze. Allora andiamo a fare il punto della situazione in casa Scandicci. La Savino del Bene di coach Beltrami, reduce della netta vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro il Club Italia, lavora a lunga scadenza e in particolar modo si prepara per il weekend del 4 e 5 marzo, quando al Mandela Forum prenderà parte alla Final Four di Coppa Italia. Nel frattempo però il neo coach Alessandro Beltrami, al lavoro sulla squadra da poco più di 15 giorni, è costretto a fare i conti con una settimana stressante come quella che si concluderà domenica con la terza partita in 7 giorni per la Savino del Bene. Conciliare piani a lungo termine, acciacchi fisici, gli impegni e le tensioni del campionato rimane dunque il compito più difficile di questo periodo per l'allenatore di Omegna, che sa che i match di campionato rimangono cruciali per migliorare quella classifica che è costata il posto a coach Chiappafreddo. Domenica così la Savino del Bene dovrà dare continuità al suo recente cammino e provare ad allungare una striscia di successi consecutivi che per il momento è a quota 3 partite. Per la 7ª giornata del girone di ritorno, domenica alle 18, la Savino del Bene andrà al Palaia Mamai a far visita a Busto Arsizio. Le farfalle bustocche, tra le cui fila militano l'ex capitana scandicese Federica Stufi ed un'altra ex Savino del Bene come Valentina Fiorin, sono le dirette inseguitrici di Scandicci, trovandosi ad una posizione 4 punti di ritardo proprio dal 5º posto in classifica occupato dalla Savino del Bene. La squadra di Beltrami dunque in questo weekend dovrà provare a vincere la gara e staccare la UNET Yamamai Busto Arsizio, vendicandosi così delle bustocche che all'andata riuscirono ad imporsi al tie break in rimonta, dopo che la Savino del Bene si era addirittura portata in vantaggio per 2-7-0. La storia dei confronti diretti tra le due formazioni sorride a Scandicci, che ha vinto 3
dei 5 precedenti di Serie A1 ed inoltre Bustarzizio non viene certo dal suo miglior momento di forma, avendo vinto appena una delle ultime 5 gare disputate. Detto questo, nelle fila della formazione allenata da coach Mencarelli ci sono atlete di indubbio valore, come la schiacciatrice classe 96 Brailin Martinez, che sta tenendo una media di 12 punti a partita, oppure come l'azzurra Valentina Diouf, che non è mai scesa sotto i 20 punti realizzati nelle ultime 4 partite giocate. Scandicci dovrà limitare queste bocche da fuoco e puntare su quanto di buono messo in campo nelle ultime settimane. Il sestetto di Beltrami dovrebbe essere composto dal Rondò in diagonale con Avlicova, particolarmente ispirata contro il Club Italia. In banda dovrebbero trovare un posto invece Kroes e Meiners. Le condizioni fisiche dell'olandese sono in costante miglioramento e dunque dovrebbe partire da titolare, anche se non è da escludere che nel corso della gara possa lasciare il posto a Loda per non forzare troppo sulla sua schiena acciaccata. Al centro, come al solito, spazio ad Adenisia da Silva e a Righetti, mentre il libero sarà ovviamente Enrica Merlo. E adesso parliamo anche della Serie A di rugby. Nel weekend i Medicei proveranno a vincere anche il secondo turno del girone di pool promozione nel cui sono impegnati, dopo aver vinto per l'altro insomma la prima gara appunto una settimana fa. Stesso discorso per i Cavalieri Union Prato Sesto, che hanno vinto pure loro la prima giornata ma della pool retrocessione e dunque continueranno ad andare a caccia della salvezza anche questo weekend nel match contro Noceto. Domenica 19 febbraio, a partire dalle 14.30, torneranno in campo la Toscana Aeroporti, i Medicei e i Cavalieri Union Prato Sesto per la gara del campionato di Serie A di rugby. I Medicei continueranno la loro rincorsa alla promozione in eccellenza, affrontando l'Accademia Nazionale Ivan Francescato nel secondo turno della pool promozione. Per i fiorentini, quello di questo weekend potrebbe essere già un incontro cruciale. La squadra di Presutti, infatti, è reduce da una vittoria alla prima giornata contro l'Aquila Rugby Club e attualmente si trova seconda nel suo girone proprio alle spalle di un'Accademia Nazionale che nella prima giornata ha ottenuto una vittoria da 5 punti superando la Primavera Rugby a domicilio. Quello di questa domenica potrebbe essere dunque un match decisivo proprio perché da affrontarsi saranno prima e seconda in classifica. Accademia Nazionale Ivan Francescato e Toscana Aeroporti Medicei si sono già affrontate 2 volte in questa stagione, avendo entrambe fatto parte del girone 1 durante la prima fase del campionato e il bilancio dei precedenti stagionali recita una vittoria a testa. Per coach Presutti e i suoi Medicei dunque match di quelli da non sbagliare, come del resto non dovrà sbagliare l'approccio alla gara di questa domenica il Prato Sesto di coach Pratichetti, che dovrà affrontare il rugby Noceto. Entrambe le formazioni impegnate ad ottenere la salvezza in Serie A nel girone 1 della pool retrocessione hanno vinto la partita del primo turno, il Prato Sesto superando i romani dell'Unione Rugby Capitolina, Noceto battendo Pesaro. Cavalieri e Noceto in questa domenica si affronteranno per la terza volta in stagione. Il bilancio dei precedenti di questo campionato 2016-2017 dice una vittoria a testa, con il Prato Sesto che lo scorso ottobre si impose in casa e il Noceto che invece ebbe la meglio nel match casalingo dello scorso 14 gennaio. Adesso parliamo di calcio femminile di Serie A con la Fiorentina che nella giornata di domani affronterà il Chieti e andrà alla caccia del 15° successo consecutivo. Sabato 18 febbraio contro il Chieti. La Fiorentina vi aspetta. Anche Giancarlo Antognoni chiama tutti al Bozzi domani a sostenere la Fiorentina. Le viola di Fattori vedono lo scudetto sempre più vicino e domani scenderanno in campo a caccia del 15° successo consecutivo in una stagione di sole vittorie, nessuna sconfitta e nessun pareggio, collezionando ben 56 gol fatti e subendone solo 4. La Fiorentina continua ad essere lassù, in vetta alla Serie A femminile, davvero a schiacciasassi del campionato, a pieni punti dopo 14 giornate giocate. Fattori non teme certo l'avversario, considerando che la gara di andata a Chieti terminò con un netto e tennistico 6-0, ma l'obiettivo è tenere alta l'attenzione e la motivazione nello spogliatoio per non rischiare scioccamente di inciampare. In attesa dello scontro diretto con Brescia, mai sottovalutare l'avversario e guardare sempre in alto. E in alto alla classifica c'è la regina di questa Serie A femminile, la Fiorentina. Scudetto e qualificazione in Champions League, sono questi gli obiettivi per coronare una stagione iniziata bene e proseguita meglio.
e chi ben comincia è sempre a metà dell'opera. Il primo appuntamento è domani, ore 14.30, allo Stadio Bozzi delle Due Strade di Firenze. E siamo in chiusura dell'edizione odierna di T-Sport, ci salutiamo con l'ultimo servizio dedicato alla Serie B di basket, in particolar modo al girone A nel quale competono Fiorentina Basket ed Enic Pino Dragons Firenze. Dunque il prossimo servizio ci porta alla scoperta dei prossimi impegni delle squadre gigliate della palla a spicchi e proprio con questo servizio ci salutiamo. Da parte mia un arrivederci a lunedì quando torneremo sempre a alle ore 19 per raccontarvi tutto quanto successo nel weekend sportivo della provincia di Firenze e della regione toscana. Arrivederci. 21esimo turno del girone A della Serie B di basket all'orizzonte e Firenze si prepara ad essere palcoscenico delle sfide di Fiorentina Basket ed Enic Pino Dragons. Le due squadre gigliate saranno infatti impegnate in un match casalingo. La Fiorentina di coach Nicolai, attualmente quinta in classifica, è in piena zona playoff, ma non viene dal miglior momento della sua stagione. Dopo un avvio di 2017 caratterizzato da due vittorie consecutive, infatti, per la formazione viola sono arrivate una sola vittoria e ben quattro sconfitte, tra cui anche l'ultima in casa della LTC San Giorgese. Ovvio dunque che per i gigliati della palla spicchi il prossimo appuntamento di campionato contro la penultima in classifica, la Vinavil Cipir Domo Basket Domodossola, sia da considerarsi una gara in cui è accettabile solo un risultato, la vittoria. Sabato alle 19 dunque al palazzetto di San Marcellino è attesa una reazione da poltroneri e compagni, usciti dalla gara dello scorso weekend con una sconfitta di 20 punti. Se la Fiorentina Basket sabato dovrà provare a rompere un periodo negativo, l'Enic Pino Dragons dovrà invece dare continuità alle splendide prestazioni del girone di ritorno e in particolar modo al successo dello scorso turno di campionato, quando la formazione allenata da coach Salvetti ha mandato KO la Paffoni Omegna, costringendo i piemontesi alla quinta sconfitta stagionale. Alle 18.30 al Pala Everlast arriverà la Mamio Oleggio per quello che sarà uno scontro diretto di bassa classifica. Oleggio è reduce dalla sconfitta casalinga contro Varese e vorrà provare a mantenere i due punti di vantaggio che per il momento la pongono davanti all'Enic Pino Dragons in classifica. Coach Lapo Salvetti ed i suoi sanno però che il match con Oleggio sarà decisivo per ottenere la salvezza e non potranno dunque permettersi di sbagliare.